Tenendo conto che con la nuova legge sugli appalti pubblici i criteri ambientali sono obbligatori, da adesso in poi tutti gli interventi sull'illuminazione pubblica delle città dovranno tener conto dei criteri che saranno pubblicati, anzi di quelli che sono già pubblicati, e nel momento in cui sarà pubblicata la revisione dei nuovi criteri. Quindi vuol dire sicuramente sarà necessario prevedere una quota significativa di investimenti. Noi avevamo stimato, anche se queste stime ormai sono vecchie e vanno aggiornate, che volendo sostituire tutti i punti luce nelle strade delle città italiane si debba spendere in circa 1,5 miliardi di euro. Però solo da risparmio energetico che deriverebbe dalla sostituzione di impianti meno efficienti con impianti più efficienti si avrebbe un risparmio annuo di circa 500 milioni di euro, quindi teoricamente si avrebbe il ritorno dell'investimento in 3 anni, però con degli effetti notevolmente positivi, perché dovrebbe migliorare, se gli interventi sono fatti bene, la qualità dell'illuminazione, e sicuramente a medio periodo si avrebbe un notevole miglioramento degli impatti ambientali con una riduzione della produzione di energia e del consumo di energia. Chiaramente poi questi sono dati che sono, diciamo, fatti con una stima che va poi messa, diciamo, a punto, perché non tutti gli impianti hanno la stessa età, quindi alcuni vanno sostituiti subito, altri verranno sostituiti fra un po' di anni e così via. Però questo fa parte della progettazione, della gestione degli impianti e della progettazione degli impianti. Dovrebbe essere comunque un grande intervento rivoluzionario.